lo si può tranquillamente paragonare a un tramonto, il tramonto di una band che ha fatto la storia della musica. Tanto per cambiare l'idea del solito Paul McCartney, come per Yesterday, l'ispirazione arriva in maniera onirica. Infatti una notte gli appare in sogno la madre Mary, morta quando lui aveva 14 anni. Sogna di parlare con lei, preoccupato per la sorte della band. La madre lo tranquillizza e con voce calma gli dice che tutto si sarebbe aggiustato. Lascia che sia. Lady B. Siamo a cavallo tra 68 e 69. Il gruppo sta attraversando una profonda crisi interna, dove domina una sorta di anarchia. John Lennon si presenta sempre più spesso con una sgradita Yoko Ono. George Harrison è stufo che il suo lavoro non sia considerato. Ringo Starr non capisce come tutto stia andando a rotoli e Paul McCartney, forse l'unico a credersi ancora veramente ai Beatles, sforna questo pezzo, dove il riferimento alla madre Mary appare pseudo-religioso e all'inizio viene accolto con scetticismo, ma poi accettato, tanto da dare il titolo all'album. Esce come 45 giri il 6 marzo del 1970 e ha subito successo in diversi paesi, nonostante, tra le righe, si capisce che la fine della band è vicina. Di lì a poco la storia dei Beatles termina e ha inizio la leggenda di quattro ragazzi di Liverpool che, loro malgrado, diventeranno il simbolo di un cambiamento dopo il quale il mondo non sarà più lo stesso. Let it be, let it be.